Reggimento Artiglieria Contraerei Sforzesca del Reggimento Addestrativo e del Centro di Eccellenza Antidrone porge il proprio deferente saluto alla città di Sabaudia e ringrazia le autorità e le rappresentanze militari e civili che, con la loro presenza, testimoniano il legame che li unisce alle forze armate e conferma l'amore verso la nostra patria. L'omaggio che viene oggi reso al Monumento ai Caduti vuole richiamare alla memoria il sacrificio di quanti donarono la loro vita per la conquista della libertà e della democrazia e contribuirono con le proprie sofferenze all'affermazione dell'unità della patria. Oggi, uniti intorno al tricolore, rendiamo onore alla memoria dei caduti, ai mutilati, ai decorati, ai reduci, alle associazioni combattentistiche e d'arma e ai militari in servizio. Gelosi custodi della pace che, anche in terre lontane nel mondo, operano quotidianamente per la salvaguardia delle libere istituzioni. Sarà ora svolta la cerimonia dell'alza bandiera. Il sindaco della città di Sabaudia, il comandante dell'artiglieria contraerei e il presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia deporranno una corona d'alloro al monumento ai caduti di tutte le guerre. Rispetto d'onore, attenti! Presenta! Onore ai caduti!
data lettura della preghiera del soldato. Il tempo d'onore attenti! Signore Dio, che hai costituito di molti popoli l'umana famiglia da te creata e redenta, guarda benigno a noi, che abbiamo lasciato le nostre case per servire in armi l'Italia. Aiutaci, Signore, affinché con la forza della tua fede siamo capaci di affrontare fatiche e pericoli in generosa fraternità di intenti, offrendo alla patria la nostra pronta obbedienza. La nostra serena dedizione fa che sentiamo ogni giorno, nella voce del dovere che ci guida, l'eco della tua voce. Fa che siamo d'esempio a tutti i cittadini nella fedeltà ai tuoi comandamenti, alla tua Chiesa e nell'osservanza delle leggi dello Stato. Dona, o Signore, riposo eterno ai nostri morti e ai caduti di tutte le guerre. Concedi ai popoli la pace nella giustizia e nella libertà, e che l'Italia nostra, stimata ed amata nel mondo, meriti la protezione tua, la materna custodia di Maria, anche in virtù della concordia operosa dei suoi figli. Amen. Detto e il voto. A conclusione della cerimonia, le autorità, le rappresentanze e la cittadinanza, preceduti dal picchetto d'onore e dalla banda del Comacca, sono pregati di trasferirsi in piazza del Comune, ove fu collocato il primo monumento ai caduti della città di Sabaudia e dove sarà deposto un simbolo floreale all'epigrafe che riporta il bollettino della vittoria della Prima Guerra Mondiale.